Allora, buonasera ragazzacci. Che è successo prima? Ma sono via di Valle Caglia. È successo che avevamo uno snazzicone attaccato dietro, che non so che macchina avesse, ma avevamo. Cioè, aveva un Nissan Fremont Bite. Allora io dico, no, allora, onestamente. Aspetta, sì. parlano prima i figli piloti e poi le mamme navigatrici. Sì. Allora, Prez, tu mi hai insegnato, no? Quando davanti c'hai una macchina che cammina, è un po' di rispetto, no? Cioè, uno va piano, va tranquillo, non si snazzica dietro col Fremont bianco bidet 2000 multijet da 160 cavalli, perché quando davanti c'hai la, come si dice, la TTO nazionale teutonica bombata con l'alettoncino erotico alzato, non devi snazzicare, perché poi lei me si innervosisce, perché non sopporta i multijet che snassicano dietro, i SUV, perché questi sono quelli che se fanno il SUV dalla Fiat pensando che c'hanno l'Audi Q7, capito? Non c'hai un Audi Q7, c'hai una bella macchina familiare, giustamente, bianca, bidè, che non è un'offesa, come dice Perez, non è un'offesa, bidè pur di bianco, non è un'offesa. Però che tu mi snazzichi dietro senza passare, e allora mi stai sticando a ciacca. E allora, siccome, sempre come dice Perez, come dici te, siccome qui in macchina non urla nessuno se non lo dico io, perché io pure ho il comando a pedale, prezzo, pure se schiaccio urla. E allora poi che è successo? Ma dillo te. E poi è successo che anche noi abbiamo snazzicato, nel senso che abbiamo snazzicato, stavo le quarta, ma ho buttato la seconda. Snazzicato tanto, lo snazzicone dietro è rimasto molto dietro, anche perché il pilota qui ha fatto delle manovre, oserei dire azzardate. Non si dicono queste cose. Non si dicono azzardate. Non si dice neanche la velocità che abbiamo raggiunto. Non la diciamo la velocità, perché erano manovre azzardate. E facendo queste manovre azzardate, e lo snazzicone non lo so dove è rimasto incastrato poi dietro 3-4 macchine, però poi lo snazzicone è arrivato, l'abbiamo aspettato sì, abbiamo fatto anche passare, l'abbiamo fatto passare. Frustration di turno, ci devi giocare, no, prima ci fai credere. E allora poi lo abbiamo fatto anche passare, lui è passato e si è messo a correre come un matto, mi ha fatto il pelo, mi ha fatto la barba allo specchietto quando è passato, poi dopo e dopo dalla tonda degli Argentina, e l'abbiamo superato mentre superava, capito, le manovre azzardate davanti. Poi ci siamo trovati con un altro snazzicone davanti che correva pure lui, correvano tutti, era innestato uno snazzicamento generale, che però su una stradina piccola così snazzicare è un po' reato, diciamo che è un po' reato, perché io che su una stradina così ho avuto un incidente brutto, e quando mi sono vista le macchine che ci venivano incontro ho avuto un po' paura, lo dico, sono una madre di una certa età, non sono più una giovinetta, il pilota qua snazzica, ma perché conosce la strada, il pilota qua conosce zona sua. Perché se me si imbizzariscono questi 200 cavalli, è un macello per tenerli a bada. 200 sembrano pochi, ma sotto 1198 kg di macchina sono abbastanza. Lo snazzicone bianco non so che fine ha fatto, se c'è ancora. Lo snazzicone bianco deve fare una cosa sola, come dice Prez. E se tu c'hai il Fremont bianco bidè e sei bravo e sta al posticino tuo, è fatta Ingolstadt questa qua, è teutonica, è tedesca, è femmina, è tosta, è di forza. Noi se stiamo andando a mangiare una pinzetta romana al paradiso, secondo voi stiamo male? Io alla matriarca nazionale. No, non stiamo male, meno male che lo snazzicone non vedo più, lo snazzicone che ha girato la... Ah, lo snazzicone sarà ancora a contare i segni delle gomme per terra, lo snazzicone, ma dov'è? Eh sì, bravo, no? Saluto a Stefano Ristori, ciao Stefanone, viva la vita, tutta la vita, e viva le matriarche nazionali. Buonasera a tutti.